Ma abbiamo un incontro, come posso dire, tra due grandissimi adesso, tra due grandi figure del nostro tempo, ovvero Andrea Di Pre e Milly D'Abraccio. Andiamo a vedere. Gentili telespettatori, bentrovati da Andrea Di Pre, appuntamento sontuoso, appuntamento aristocratico questo. Aristocratico? Aristocratico è proprio così il filmato. È proprio così il filmato, non è un problema tecnico, è proprio così. Cioè, sta proseguendo e c'è questa schermata grigia. Il famoso screen Di Pre, ritorna tra poco. L'abbiamo tagliato di una quindicina. Ecco. Abbiamo tagliato di una quindicina di secondi. Tu sei straordinaria perché hai un modo. Allora, ecco, la parola di casa, piacere Nicole. Credo sia. E ancora il filmato salta. Credo sia la fidanzata di Milly, Ma perché è omosessuale? È bisessuale? Ah, sì. non sapevo questa cosa. È bisessuale, sta con una donna. L'ho scoperto, grazie. Eccoci. A Roma, è un locale, diciamo, un club privato, e quest'oggi appunto abbiamo l'onore di avere la bellissima Milly, perché è un evento particolare. E... Grazie Nicola per la bellissima. Bisogna dire la verità. Questo è alto spettacolo, complimenti perché fate degli eventi importantissimi. D'Abraccio che ormai ricordiamo ha 164 anni, anche lei. Alcuni aspetti, te lo dico subito, qualche anno la bellezza, il bello e il bene per un fine contro perché alle nostre spalle avete... Ne ha 49, se li porta malissimo. Piacere Barbara, ciao. Ciao. Che l'attuale si porta male, di Milly, giusto? Sì, una volta era meglio, ma gli anni sono un po' particolari. Ecco, io, mentre chiedo alla regia gentilmente di poterci riprendere insieme tutti quanti, grazie al regista Vladi, ecco, perfetto. Vladi? È cambiato regista? Allora, ma è Vladi quello che cantava le canzoni orribili delle suonerie? Esatto, è lui. Cioè, ecco, ti sembra no, ma è veramente lui o mi stai prendendo il culo? Dell'estetica, dell'arte, della bellezza femminile. Certo, ma è normale anche perché... Tanto ricordiamo che la D'Abraccio da un anno a questa parte è una escort. E quindi è bello osservare... Quindi si conferma la propensione per Di Pre nell'andare a pescare nell'ambiente della prostituzione. Ma gli vogliamo bene anche un discorso a parte. Ricordiamo anche che per rimanere in tema di prostituzione, presto commenteremo il grande capolavoro cinematografico Buzzicona con Catalin Fazekas. Importante il compleanno del nostro guerriero. Credo che abbiamo trovato la carriera cinematografica di Catalin Fazekas. Sono cazzi nostri. La bellezza e l'arte sono due cose che si legano tantissimo, anche perché comunque, come dicevo appunto, il corpo femminile nei suoi difetti e nei suoi pregi, secondo me comunque è un'opera comunque che vale la pena scoprire, no? Sì, c'ha le gambe, quindi vediamo Nicola che c'è parecchio da invidiarti anche per la tua capacità anche filosofica di individuare subito alcuni aspetti. Ma che stai a dire? Ma allora subito entriamo e parliamo con Milly D'Abraccio. Allora, perché Milly, intanto, allora tu effettivamente sei catafratta. Grande! Linguaggio tu cioè, tu hai la tua forza, la tua sei autonoma e distinta. Questo non nessuno ecco un po' perché sei sempre così. Andrea Di Pre, il Bob Backlund dei video, cioè impara una parola e la usa sempre. Della tua scelta, della tua opzione di vita, perché alle nostre spalle c'è Barbara, che è la parola della serata e che la mia compagna le di carattere, ha un carattere orribile, infatti molto spesso litighiamo, però è adorabile per tanti versi e quindi stiamo insieme, diciamo, prima di tutto stiamo insieme e forse ci sarà anche una sorpresa in futuro, un'unione un po' più importante. Cioè, questo è un passo importante, Barbara, questo ti fa piacere. Ah, quella dietro, non è l'altra. Molto. Questa qua. Ma è giusto così, è giusto perché... Perché io sono esuberante, lei invece dice due parole in silenzio. Ecco, Milly, ma una domanda voglio fare. Una parola è poca e due sono troppe, diceva qualcuno. Sei sempre al centro delle attenzioni. Non libero, sembrano noi, Eric. Vecchio sono vecchio. Lasciamo perdere. Manca una casella e poi abbiamo fatto una riga. Proprio su e giù, di là. Non parlare di righe che con Di Pre può essere equivocata male. Mi chiedo, perché vedi la TV per te è questa, cioè alla fine... Io ho rapporto sempre col pubblico, infatti è quello che... Però giustamente... E anche la parola rapporto con Di Pre, può essere equivocata. Le cose spinte, noi siamo qua, tranquilli, parliamo. Allora, a proposito di film porno, cioè, o di film comunque, so che tu ultimamente hai delle
opinioni su alcuni politici italiani. Sì. Allora, io in genere di politica non parlo mai perché secondo me è meglio... Perché l'hai già fatto una volta e non è andato benissimo, non è andato benissimo la cosa. È curioso vedere come tu hai professato, cioè hai detto che alcuni politici ti ispirano più di altri, giusto? Sì, sì, ma oddio, è stato un po' al volo, ma insomma, certo, ho detto Alfano mi sembra quello più distinto, più una persona... Alfano? Colta, preparata, mi piacciono i colti, se proprio devo... Hai un modo bellissimo di parlare, hai un modo, cioè, mi se proprio modo mi devo andare a immischiare, preferisco mischiarmi con uno di cultura, uno per quindi me, Alfano, carino. Alfano, ecco, ti... Sì, poi ero siciliano, sì, siciliano sì, un po' più fascio, calmosi, non eccoci. Non so, mi sembra interessante. E poi mi dicevano appunto di Grillo, ho detto, ma Grillo è amico mio, io ci conosciamo Grillo. Quando ero più sì. ragazza, anche lui. Credo lui smentirà appena possibile. Così, quindi lo conosco, nel senso che più che film porno, film comico si può fare, no? Ecco, quello è un risultato. Film porno tra da Braccio e Grillo secondo me è un incubo per un'altra cosa molto importante, Grillo, allora quindi torniamo sul tema della tua, del tuo attuale stato proprio, quindi per te il rapporto... Stato nobile. Allora riappropriamoci dei crismi della TV Verité, Milly, di quello che vuoi, perché effettivamente anche me io non sono né un giornalista. No, tu invece mi devi dire delle cose importanti, dimmi delle cose importanti. Perché sei venuto qui a intervistare? Ma te lo faccio io la domanda. No, ecco. È la prima volta che perché sei perché sei un'opera d'arte mobile. Eccola. Io sostengo il quadro. Il dipinto ormai ha perso la sua importanza spalle, perché è un oggetto inconcludente e ottuso. Sì, deve variare un po' il suo spicca, diciamo. È l'immagine di un'opera d'arte perché comunica emozione. Ma questo lo sento veramente. Cioè, non dopo... è il primo che nell'arte introduce questo concetto di opera d'arte mobile. Poi, ovviamente, l'ironia fa parte del tuo carattere, no? Giusto? Certo, del tuo gioco, del tuo modo di. Certo. Quindi, niente, siamo qua, io, la mia futura sposa. E ci sposiamo, lo sai? Cosa volete dirmi ecco, di particolare o di... Mentre vedo che la regia c'è... Diciamo che di particolare, tu hai visto che prima c'erano anche Cerlucci, delle Iene, ci hai intervistato. Queste Iene rompono un sacco le scatole, sì, capito? Ecco. Guarda un po', vedi? Perché loro rompono sempre le scatole, si impicciano, fanno... Ecco, mostriamo solo questo lato, perché... E volevano sapere domande indiscrete sul mio nuovo, ecco, diciamo, lavoro, ecco, ma insomma, esatto, io spiegami questo, sono una brava ragazza. Prima facevi, cioè spiegami questo cambiamento di lavoro. Spiegamelo un po', che ancora io pure non ho capito, spiegamelo un po' tu. Prima, allora, da diva sexy, da diva del porno, la diva sexy, sì. Giusto? Al ragazzo della porta accanto, no, mica tanto. Ma insomma, nonna della porta accanto. No, diciamo che... sì, questo nuovo, diciamo, questa nuova veste che, di escort VIP, capito? Ah, ecco, andiamo al dunque. Cioè, per i facoltosi, che signora, da braccio, lei vuole concedermi un'oretta del suo prezioso tempo? Io dico, oh mio Dio, per carità, il tempo è denaro, io non posso. Allora dico, ma signora, non si preoccupi, il denaro abbonda, bene, datemelo tutto. Beh, ha fatto i porno, non mi pare che siano mai state richieste doti particolari di attrice per fare hai il porno. Hai un modo di parlare, ma che cambia, doti, questa sì, sintassi che il mio pubblico cerca. Cioè, altre doti, ma non sicuramente le doti di recitazione. Perché il tempo sta volando. Però io voglio dire a tutti quelli che ci vedono che naturalmente io mi possono trovare in giro per l'Italia, chiunque volesse un appuntamento hardcore sta squillando un telefonino filmato con una suoneria con i grilli. A presto ci sarà anche il mio sito che sarà proprio Milly da Braccio Top Escort, quindi pure questo in tour, se sono disponibile o no mi chiama attraverso questi numeri, eccetera eccetera. Un'ultima cosa, Milly, mi racconti un fatto curioso che, a parte, c'è una cosa strana che ti è successa di recente. Che mi è successo? Qualcosa di perché un aneddoto, qualcosa di bizzarro. Mio, ne succedono tanti. Che? Che era che aveva? No, vabbè, ma lui perché riguarda il mio lavoro dice ci sono dei soggetti in particolare, vabbè. Ma gli uomini chiedono tante cose strane, io poi se mi sono esente di questa cosa, io sono pura, quindi per me... Ma insomma... Le diversioni le lasciamo fuori. Allora, come vedete, la prontezza delle risposte, ma soprattutto... Oh, adesso la prontezza delle risposte, naturalmente io non accetto ragazzi giovani, quindi solo imprenditori industriali
gente di alto rispondi a sto telefonino, vi prego, cazzo. Qui si devono fare avanti solo le persone di 36 anni su, i bambini, i lattanti, i poppanti, tutto questo là, all'asilo, tutti andavano a... Troppe costruite in un solo giorno, troppe costruite in un solo giorno, questo capita, ma sapete che questi, delle, queste case non si devono mai spegnere. Milly, hai tutta, da parte mia, sei del mio di pre-museum di New York, sì, nel senso proprio di danza, ma questo verrà capito un domani sulla, sulla tua storicità artistica, io ti, in modo parenetico, ti esorto a continuare a diffondere nel mondo la tua bellezza. Anche se avete visto, Milly Del Braccio ormai appartiene, di fatto appartiene, a Barbara. Dovranno fare i conti con lei. Cinturina di karate. Ta 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 ta. Vai Barbara, fai vedere il muscolo. Guarda qui, il muscolo. Ah però! Allora, grazie ancora a Milly Del Braccio, grazie a Barbara. Ciao. Sei una fiaba moderna. Eccola. Sì, il trio. Grazie, ciao, regia. Grazie ancora, presto. Va bene, questo è il filmato di Milly Del Braccio.